c'è umanesimo senza pace e non c'è pace senza la cura della nostra ferita umanità. Un'equivalenza che costituisce il filo conduttore di questo libro dedicato al pensiero della Chiesa sul tema della pace dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco. La penna di Don Sergio Paronetto, vicepresidente di Pax Christi, diventa parola al Festival Biblico per declinare la misericordia non come semplice atteggiamento emotivo della mente e del cuore, ma come stile di vita profetico, capace di produrre una dinamica generativa di pace. Può diventare economia, può diventare politica, può diventare diritto, può diventare cittadinanza attiva, può diventare una pedagogia dell'incontro, una pedagogia del dialogo, ecco, può diventare quindi anche una teologia, una mistica, una spiritualità. Oggi assistiamo a tante guerre, ma c'è anche tanto silenzio, tanta indifferenza. Come li spiega? Da una parte c'è silenzio e indifferenza perché c'è sempre, come dire, un invito a una vita individuale, possessiva, avida, no? Però devo dire che c'è anche un grande lavoro silenzioso di tanta gente che non si mette in mostra, no? Che non si esibisce, ma che opera anche nei luoghi di conflitto. Una penna, quella di Don Sergio Paronetto, docente veronese, che ha sviluppato molto in questi anni l'idea che la fede non è tale se non diventa azione. Così come è stato per tanti testimoni anche contemporanei, come Don Tonino Bello, che ha percorso le strade bosniache verso Sarajevo quando la guerra infiammava i Balcani e che ha coniato, lui da vescovo, un concetto caro anche al pontificato di Papa Francesco, la Chiesa del Grembiule. Il denominatore comune sta nella loro visione della pace come inquietudine creativa, cioè non semplicemente come una esortazione, come un'idea o come un semplice equilibrio internazionale delle forze, ma sta come nella capacità di diventare uomini di misericordia, come dicono entrambi, che significa avere un cuore aperto, un cuore di carne, no? E essere attenti alle sofferenze, ai problemi, al dolore del mondo e amare il mondo con le sue ferite per poterlo in qualche modo trasfigurare. La pace non si gode, si crea, scriveva Paolo VI, pace è diventare umani. Non è tranquillità dell'ordine, ma inquietudine creativa, ricerca di nuovi rapporti umani liberi e giusti, dell'intreccio di tante vicende storiche, politiche e sociali che hanno attraversato l'ultimo mezzo secolo, hanno visto nascere una teologia pratica non violenta che indica la nuova frontiera dell'umanità.